Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi utilizzeremo la verza, un ortaggio di stagione. La faremo in umido, colorata con del sugo. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono veramente pochissimi e già menzionati. La verza tagliata a listarelle ci servirà 1 chilo. Ci serviranno 250 g di pomodori pelati, una cipolla, 2 spicchi di aglio, 3 cucchiai di aceto di mele o anche l'aceto quello bianco, normalissimo se lo avete, va più che bene, olio e sale, se volete a parte del pepe nero oppure del brodo vegetale. La pentola è già sul fuoco che mi aspetta e allora mettiamoci subito a cucinare. In questa pentola ho aggiunto 3 cucchiai abbondanti di olio extravergine d'oliva, quello buono, mi raccomando sempre. Andiamo ad aggiungere l'aglio, visto che l'olio è a temperatura, e la cipolla. Si abbassa leggermente e facciamola rosolare qualche secondo. Mescolate spesso così che non si bruci né l'aglio né la cipolla, ma si dori solamente. Ecco qua, aglio e cipolla sono ben dorati. Dobbiamo andare ad aggiungere adesso la verza. Non vi preoccupate se non ci sta tutta, l'aggiungiamo poco alla volta e aggiungiamo poi i pelati. Ce la facciamo stare tutta quanta, tranquilli. Andiamo ad aggiungere ora le foglie d'alloro spezzate all'interno, l'aceto di mele che andrà a mitigare un po' il sapore forte che ha la verza solitamente, la passata di pomodoro, non ne serve tanta perché noi in realtà vogliamo solamente colorare la nostra verza, e per abbassare leggermente poi tutto il volume della verza una tazza abbondante di acqua. Come vedete non ho ancora aggiunto sale, in realtà copro adesso con il coperchio, lascio appassire un pochettino la verza anche grazie al vapore che si creerà con il coperchio e poi andrò a regolare di sale fra una decina di minuti. Come vedete la verza si è ammorbidita tantissimo, sono passati solo 10 minuti da quando avevo chiuso con il coperchio. Andiamo a regolare adesso di sale, pepe nero se volete o anche pepe bianco. Questa va fatta cuocere a fuoco dolce, chiusa con il coperchio chiuso per una quarantina di minuti. Se dovesse rimanere troppo brodosa, gli ultimi 10 minuti, 5 minuti, alzate pure la fiamma e fate asciugare un po' l'acqua in eccesso. Io copro e ci vediamo dopo. Eccoci qui, la nostra verza in umido è pronta per essere gustata. In 40 minuti è stata preparata e ora noi andiamo a tavola. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se sì, mi raccomando, mettete un bel like e vi siete iscritti al canale. Vi aspettano un sacco di buonissime ricette. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it. Oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.